Amici di Fanner, una buona serata dal circolo sportivo Stella Azzurra, dove va in scena la sesta giornata della Serie A2 della Lega Calcio 8. Ad affrontarsi sono Dia Solution e Concorsio Siman, la prima della classifica, e Ragnatela Pub, ultima a quota 3 punti insieme alla Roma Internazionale. Numero 7. Pallone dentro, salta il numero 2 che va di testa, pallone leggermente alto. Finita però perché la Ragnatela Pub ha recuperato il pallone. Ancora il numero 9 che con una finta di corpo prova. Siamo già dall'altra parte del campo dove c'è il numero 9 a 2 per 2 col portiere, il destro! Trafigge il portiere e Battistini porta in vantaggio la Dia Solution dopo 9 minuti di gioco. Ora male, perso male questo pallone e l'arbitro fischia un calcio di rigore in favore della squadra di casa. Il dischetto Tamburlani. Il sinistro di Tramburlani, tocca la traversa e termina in rete. 2-0 per la Dia Solution. Dovrà stare attento anche a un'eventuale deviazione il portiere di casa. Parte il destro teso, una deviazione e Pividori si supera. Poi ci prova in sforbiciata Melchiorri, ma il pallone termina alto. Respinto. Bene qui nello stop e nel dribbling. Numero 8 che ora va da solo, poi mette dentro questo pallone. Valentini combatte, Valentini! 3-0 di Solution, Valentini. Salta Belotti. Copre Fatone, che si fa togliere però il pallone da Branca che va col destro. È la grande risposta del portiere sul tentativo di Branca. Prova essere Branca destinato alla battuta, è proprio lui che va col destro. Pallone che si abbassa e termina di poco alto. Anche perché, come vedete, sulle palle alte i difensori della Ragnatela Pub riescono a imporsi. Ora ha perso però il pallone per Battistini, che ci prova col destro, la risposta del portiere. Questa maglia nera però commettono diversi errori e sul traversone il colpo di testa e il gol del capitano Tamburlani che sigla la sua doppietta personale. Colpo al volto, si è ripartiti dal pallone giocato al centro, pallone ora per Melchiorri. Melchiorri prova a girarsi, prova anche a concludere, ma Pividori risponde bene. Branca sulla destra per Tamburlani che verticalizza per Battistini. Ottimo lo scarico per Branca che ha la possibilità di concludere col sinistro. Risponde il portiere, pallone che rimane lì. E arriva Battistini che sigla anche lui la doppietta. E ora è 5-0 per la Dia Solution. Pallone per Battistini che scarica su Valentini. Valentini col sinistro e in qualche modo se la cava il portiere della Ragnatela Pub. Preciso però recuperato da Valentini che mette in movimento ora Battistini. Battistini ha la possibilità di andare, va via sul sinistro Battistini. Belotti torna, ma Battistini recupera il pallone, va col destro che termina sotto i piedi del portiere e in rete per la tripletta personale di Battistini. È il 6-0 per la Dia Solution e Consorzio Siman sulla Ragnatela Pub. Padroni di casa che dunque si confermano primi in classifica e volano a quota 13 punti per la Ragnatela Pub. I punti rimangono 3 e anche l'ultimo posto in classifica.